10 sconfitte consecutive e ultima posizione in classifica, la felicità per aver salvato in extremis a luglio una squadra destinata a scomparire lascia ora spazio all'amarezza per i risultati peggiori di sempre, ma l'LPR Volley non si arrende e vuole tornare ad esultare. Tra i dirigenti si susseguono gli incontri per valutare le decisioni da adottare a 360 gradi. Oggi è stato il giorno del vertice tra l'amministratore delegato Pighi, il consigliere delegato Arici e coach Giuliani. Sicuramente Volley di Piacenza in questo momento un'involuzione dovuta a degli errori che sono stati fatti durante la fase della preparazione atletica, questo glielo posso dire. Abbiamo individuato degli obiettivi importanti nelle varie direzioni di cui un club di Superlega ha bisogno. Il coach al momento non è in discussione, ma sono in discussione altri manager dell'organigramma del nostro staff tecnico che in questo momento riteniamo abbiano sbagliato qualche cosa, a prescindere che lo stesso coach si è preso la responsabilità di avere sbagliato, non seguire la squadra fino al primo momento per l'impegno che aveva preso per la nazionale slovacca. Arriveranno sicuramente il preparatore atletico, è sicuramente una figura, ma saranno anche altre figure consulenziali importanti di cui in questo momento per carattere o per mentalità la nostra squadra ha bisogno, quindi parleremo anche di psicologi, parleremo anche di mental coach, li chiamano gli Stati Uniti. In arrivo dunque preparatore atletico e mental coach, e per rinforzare la squadra gli occhi sono puntati su un libero che potrebbe anche arrivare dal panorama internazionale.